Benvenuti ad una nuova edizione su TG10.it. Queste le notizie di oggi. Beni per un valore di alcune centinaia di migliaia di euro sono stati confiscati dalla polizia ad un elemento di spicco di Cosa Nostra di Niscea. Si tratta di Giancarlo Maria Giugno, 57 anni, attualmente detenuto. Gli uomini della divisione polizia anticrimine della questura di Caltanissetta hanno eseguito un decreto emesso lo scorso 16 dicembre dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Caltanissetta. I beni erano stati sequestrati il 24 giugno del 2013. Sotto chiave sono finiti fabbricati e automezzi. Giugno è stato più volte arrestato per associazione mafiosa, estorsioni, omicidio e danneggiamenti vari, con l'aggravante di aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, con il compito di avere promosso, diretto ed organizzato l'associazione stessa. Lo stesso Giugno è stato più volte condannato a numerosi anni di reclusione. È stato il sindaco Domenico Messinese a tagliare il nastro della seconda mostra di presepi allestite da una decina di scuole promossa dalla Prolopo Gela, che trova spazio all'interno di Palazzo di Città. Don Giorgio Cilindrello, parroco della chiesa San Francesco, ha benedetto l'iniziativa. Presenti anche assessori, consiglieri comunali, il presidente dell'assise civica Alessandra Acia e il presidente dell'antiracket Renzo Caponetti, dirigenti scolastici ed insegnanti. La cantante Anna Salsetta ha intrattenuto i numerosissimi ospiti interpretando brani natalizi. Ai visitatori è stato consegnato un cadeau, significativi temi trattati dalle scuole attraverso i presepi: immigrazione, rispetto dell'ambiente, giubileo della misericordia, eccellenze del territorio, forza evocativa delle tradizioni. La mostra potrà essere visitata gratuitamente fino al 6 gennaio prossimo dalle ore 10 alle ore 12:30 e nel pomeriggio dalle 17 alle 20:30. Il Natale nei presepi e nell'arte è il tema della mostra promossa dal Comitato di Quartiere di Macchitella a Gela con il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo ed il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Gela. Martedì 22 dicembre alle ore 19, inaugurazione presso il Centro Congressi di Macchitella alla presenza del sindaco messinese e degli artisti che espongono. La mostra rimarrà aperta fino a martedì 30 dicembre tutti i giorni dalle ore 16 alle ore 21. Saranno aperte altre due porte sante nella diocesi di Piazza Armerina in occasione del Giubileo della Misericordia. Lo ha annunciato il vescovo Monsignor Rosario Gisana. A Gela il 6 gennaio presso la piccola Casa della Misericordia e ad Enna presso il Centro d'Accoglienza Santa Lucia. Inoltre si potranno ottenere le indulgenze giubilari anche in occasione dell'apertura in ogni vicariato della Porta della Carità, nelle cappelle delle carceri e degli ospedali presenti in diocesi e nei luoghi dove si terranno le catechesi sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è alle 14 per la prima edizione del TG10, oppure sul nostro portale www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni. Day or two.